Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Siamo alle notizie sulle parole dei nostri vescovi. I fedeli marsicani sono stati in visita da Papa Francesco. Con un fazzoletto bianco e verde al collo, in 4.000 mercoledì sono partiti per Roma per la catechesi del pontefice. Ben 80 i pullman mossi per raggiungere la capitale. La grande mobilitazione della nostra gente per incontrare il Papa credo non sia soltanto il segno dell'amore a Papa Francesco, ma anche la volontà di attingere alle sue parole per poi depositarle nella nostra terra marsicana, ha spiegato il vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro. Sarà, ha detto ancora il vescovo dei Marsi, quindi di Avezzano, come ricevere un'iniezione di speranza per immetterla nelle vene della storia della nostra terra, oggi attraversata da segni di problematiche economiche e occupazionali che lasciano molti feriti lungo i bordi della strada. Il cristiano, come dice Papa Francesco, non può farsi rubare la speranza. Anzi, essere il samaritano che non guarda il prossimo nelle sue difficoltà, ma è capace di caricarselo sulle spalle. Prende posizione su quelle che indica come priorità da seguire l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini, in un'intervista a Radio Vaticana. Famiglia e giovani, questo è il grande problema che noi abbiamo. L'accoglienza degli immigrati, l'integrazione, l'appoggio a quello che ha fatto il ministro Kyenge, la detassazione per chi assume in modo tale da favorire tutto quello che è di sostegno, di incitamento all'occupazione giovanile. Ascoltando però la gente dei campi, gli operai, il mondo del lavoro, continua Monsignor Bregantini, si raccolgono molti suggerimenti. Occorre che il Premier Renzi si metta in ascolto, crei un'equipe per la Job Act, cioè la legge sul lavoro, capace di ascoltare, dice ancora l'arcivescovo di Campobasso Boiano. Noi, prosegue, avremmo anche 1.000 proposte da fargli sul piano operativo, la politica al servizio della gente. C'è una questione nazionale che è critica. Il Sud però vive in termini quantitativi il doppio dei problemi, perché soprattutto non ha soluzione. Il Sud poi culturalmente è un problema respinto, rimosso. Il Sud deve avere la consapevolezza di valere, però anche di essere sostenuto. Monsignor Bregantini ad Alessandro Guarasci di Radio Vaticana, che gli chiede quali paletti vadano messi sul tema delle unioni civili, risponde: secondo me sarebbe una perdita di credibilità in questo momento. Cioè, in questo momento affronti i veri problemi della gente, che non sono questi. Questo io gli consiglierei. I temi etici, che dividono maggioranza e minoranza, li tratti dopo. Primariamente i temi sociali. Questo è il consiglio che io gli darei, conclude Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano. Più di 2.000 sacerdoti erano presenti ieri mattina nel Duomo di Milano per l'incontro con il cardinale di Manila, Luis Tagle. Per noi asiatici, ha spiegato tra l'altro il cardinale, la presenza fisica e il linguaggio non verbale sono importanti. Per questo la Chiesa si fa presente in molteplici forme. Siamo molto attenti all'aiuto ai poveri. Io, ha detto il cardinal Tagle, cerco di incontrare i giovani andando nelle università. Abbiamo una radio e una televisione e tengo personalmente due programmi televisivi, grazie ai quali, attraverso internet, sono collegato a moltissimi filippini all'estero, soprattutto in Medio Oriente.
L'evangelizzazione, secondo il cardinal Tagle, non può essere vista come un racconto della storia di Gesù. La gente non ha solo problemi, a volte ha anche dilemmi. Come soluzione non possiamo proporre solo teorie, ma storie. Storie di persone che hanno navigato in acque difficili e sono sopravvissute. Soprattutto la storia di Gesù, crocifisso e risorto. Dobbiamo trovare modi creativi per raccontare la storia di Gesù al mondo contemporaneo, ha detto il cardinal Tagle a Milano. E infine il vescovo delle Filippine ha ricordato la necessità di una conversione personale e istituzionale, riferendosi, ha detto il vescovo appunto di Manila, alla mancanza di integrità e autenticità che a volte c'è nelle nostre famiglie e nelle nostre società. Il cardinale ha voluto ringraziare Milano e l'Italia per l'accoglienza offerta ai suoi connazionali che in 20.000 erano presenti alla messa celebrata in Duomo. Molti di loro hanno trovato una casa e una famiglia tra voi, ha detto il cardinal Tagle. Come una volta disse Giovanni Paolo II, la loro presenza qui non è solo lavoro, ma anche una missione. Da amministratori di beni donati dalla grazia di Dio attraverso la generosità dei fedeli, siamo chiamati a condividerli con tutti a servizio dei fratelli nell'unica comunione della Chiesa. Lo ha detto Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale ad interim della Conferenza Episcopale Italiana. È ben noto a tutti noi, ha aggiunto il segretario generale della CEI, quanto sia chiara la parola e la luminosità della testimonianza di Papa Francesco su questo aspetto. Monsignor Galantino ha parlato di un'assemblea in cui erano presenti gli economi diocesani. Riflettere sulla necessità di un apostolato mondiale per mettere in comune la professionalità del proprio lavoro, la ricchezza della propria esperienza, ma anche la propria fede, i propri valori, per integrarli nella nuova cultura che sta emergendo dal mutato panorama comunicativo. E quanto, secondo Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, può emergere dal congresso mondiale di Signis che si è aperto a Roma. Il rispetto della dignità personale, il valore della giustizia e della riconciliazione, prosegue il presidente del Pontificio Consiglio, sono le chiavi di volta nella nostra esperienza di esseri umani. Sono l'eredità che portiamo con noi e che dobbiamo lasciare alle nuove generazioni perché possano impegnarsi in una quotidiana costruzione della pace che nasce anche dai piccoli gesti di ogni giorno negli ambienti in cui siamo chiamati a vivere. E con questo siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento informativo. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla console, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, a risentirci.